L'Avezzano esce immeritatamente sconfitto dalla trasferta di Nuoro. La squadra sarda si impone con un calcio di rigore nella ripresa. Il risultato punisce oltre misura la squadra di Pino Tortora, che incassa il secondo stop consecutivo. Ma se una settimana fa col Muravera la prestazione era stata deludente, questa volta i marsicani si sono ben comportati sul campo di una delle formazioni più attrezzate del girone. Due le novità presentate da Tortora rispetto alla scorsa settimana: Besana e Deramo al posto di De Cinque e Persia. Giornata soleggiata e campo in buone condizioni, l'Avezzano approccia bene alla partita e già nei primi minuti si rende pericoloso con lo schema da piazzato. Sassarini libera Aquino, la cui girata è neutralizzata da Frasca. Aquino ha voglia di trovare la prima rete stagionale e ci prova anche dalla lunga distanza, ma il suo tiro non c'entra lo specchio della porta. La Norese fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Lewandowski, che intorno al 17° evita il corner su conclusione di Tupponi, smorzata da un compagno. A guastare l'avvio di gara dei marsicani e l'infortunio di Bittaie dopo la mezz'ora, al suo posto Padovani, che si comporterà bene. La Norese chiude in crescendo la prima frazione. Al 42° si fa notare Mendy, che conclude con il sinistro, ma Lewandowski si distende e sventa. Nel finale punizione di carta, nel mucchio svetta Go, che dà l'illusione ottica del gol. Per lui c'è però l'esterno della rete. Nella ripresa al secondo minuto ancora Aquino si fa notare da piazzato dopo il tocco di Sassarini. Frasca alza in corner. Attivissimo Padovani, che va in pressing, recupera palla e dopo lo scambio Leto Aquino si propone per ricevere in profondità, diagonale, di poco a lato. Frasca è nuovamente chiamato in causa dal sinistro da fuori di Leto. Il tecnico nuorese Mariotti cambia, dentro Botti per Mendy, la mossa dà i suoi frutti. Dopo una mischia sbrogliata in uscita da Lewandowski, proprio Botti al 23° affronta in dribbling Di Paolo, che con eccessiva foga entra in ritardo sull'avversario. Calcio di rigore che dagli 11 metri viene trasformato dall'argentino Ucha Lopez. Tortora gioca allora la carta di Genova. Il finale dell'Avezzano è generoso ma sfortunato. La bordata di Padovani si stampa contro la traversa. Finisce così 1-0, ma Tortora e i suoi ragazzi possono ripartire dalla positiva prestazione in attesa che gli attaccanti si sblocchino, traducendo in gol la mole di gioco.